poi come continua? Ogni mosto diventa vino, questo detto fantastico. Buonasera a tutti, noi come Proloco abbiamo voluto un po' rivisitare questo detto San Martino, ogni mosto diventa vino, ma non per caso, perché noi quest'anno come Proloco ci siamo impegnati alla scoperta di quella che è la nostra Murgia tra arte, sapori e antiche usanze. Quindi che cosa, dopo essere stati un po' in giro a scoprire il nostro territorio, abbiamo voluto volgere lo sguardo a quella che era un'attività che si faceva prima, che oramai si può dire del tutto scomparsa. Infatti un ricordo bellissimo quando il periodo della vendemmia si passava per le strade e si vedevano queste cantine aperte. Si può dire che tutte le famiglie degli agricoltori, ma anche di quelli che erano gli appassionati, si dedicavano a fare il vino. Vedevano il fabbisogno familiare. Fabbisogno, addirittura c'era una vera e propria competizione a chi faceva questo vino il più buono, un vino nest, quindi si assaggiava, c'era questo scambio. Purtroppo quel torchio, quell'antico rumore che si sentiva passando, quegli odori che per un periodo si sentivano nelle viuzze del paese, oramai per noi è un ricordo, ma è chiaro che tutto ciò ha lasciato il posto alle cantine di oggi, che sono meccanizzate, che producono un vino di qualità diversa. Noi vogliamo ripercorrere un po', ma non con questo, come dico sempre, ok, guardare al passato, ma senza avere questa angoscia di ritornare, però dobbiamo anche far presenti alle nuove generazioni quelle che sono le nostre radici. Noi non dimentichiamo, siamo un popolo di pastori. Dobbiamo sapere chi siamo per sapere poi dove andare. Certo, perché se non sappiamo da dove veniamo non possiamo guardare avanti, e quindi questa è l'iniziativa che noi stasera abbiamo aperto proprio a tutta la cittadinanza, proprio perché è partita da una, così, da un pourparler con Onofre, ma perché novembre non facciamo questa cosa? E quindi stasera ci dedicheremo, perché oltre il vino è stato argomento che ha appassionato molto scrittori, pittori, infatti stasera scopriremo un po' le varie, nei vari percorsi che sarà strutturata la serata, appunto apprenderemo. Io vedo ben apparecchiata la tavola con delle bottiglie che provengono sicuramente da cantine della nostra terra, del nostro territorio. C'è anche una bella fotografia di un quadro di Francesco Netti che parla molto bene di queste baccanali, di queste serate che si trascorrevano in compagnia, ovviamente degustando del vino. Quali sono le cantine che ci sono qui? C'è tenuta Gian Petruzzi. Chiaramente che ci accompagnano in questi percorsi. Corsi si mettono sempre a disposizione, sono le nostre due cantine, Gian Petruzzi e Zullo. Quindi Tenuta Viglione. Tenuta Viglione, quindi devo dire che sono sempre vicine a queste nostre iniziative. Quindi il novello stasera è proprio delle due cantine. Poi, come hai detto tu, abbiamo un quadro di Francesco Netti, quindi dopo la festa si vedono infatti questi fumi dell'alcol. L'alcol che inebria. Attenzione, noi quello stasera, al di là di questo, vogliamo anche lanciare un messaggio importante, infatti porteremo poi una locandina nelle scuole, perché è importante, bisogna allontanare comunque i ragazzi dal bere in modo esagerato, esasperato, perché poi si incorrono in situazioni alquanto incresciose per non dire altro. Presidente, allora abbiamo menzionato le cantine, ci sono qualche rappresentante, facciamo parlare qualche rappresentante stasera per impegni di lavoro, i due addetti, però c'è Saverio che magari ci può raccontare. Però Saverio viene anche in veste particolare, perché noi ricordiamo un'antica cantina, locanda di Pruceneid, dove chiaramente si vendeva anche quello che era il vino, quindi Saverio viene anche in veste di ricordare questa cantina. Che le donne non amavano molto, perché poi i mariti arrivavano a casa e le menavano.
succedeva anche questo? Beh, che le menassero non sono sicuro, di certo non era un luogo amato dalle donne o frequentato dalle donne, anzi su questo c'era proprio una tara sociale, nel senso che una donna che si vedesse in cantina non veniva considerata molto bene. Ma se non ricordo male, leggevo da qualche parte che le donne hanno cominciato ad avere il permesso di bere alla fine dell'Ottocento, perché prima era vietato alle donne bere in pubblico. Sì, era vietato, era motivo di scandalo anche nei primi anni del Novecento, fino agli anni 20, 30. La donna sempre penalizzata. Veniamo alle cantine di oggi, l'era presente Tenuta Viglione, è una cantina che si è fatta conoscere in maniera internazionale. Che vini questa sera sono presenti? Allora, quelli di Tenuta Viglione stasera non sono presenti, non ho fatto... Ah, li abbiamo portati di là? Ah, ok, chiedo scusa. Ok, non avevo... Perfetto. Sì, quindi c'è, noi facciamo soprattutto vino primitivo, primitivo di Gioia del Colle, questa è la patria del primitivo, lì dove per la prima volta Don Ciccio Indelicati selezionò questo vitigno tra gli altri e ne abbiamo fatto appunto un vanto a livello internazionale. Arrivo adesso da Hong Kong, sono arrivato proprio stamattina, uno dei 5 vini scelti dai sommelier di Hong Kong su oltre 400 presentati alla fiera è il sellato primitivo di Gioia. Che bella notizia, senta Presidente, sellato di Sant'Eramo di Tenuta Viglione è stato selezionato tra quanti vini? Oltre 400 vini presentati al concorso. In Giappone. Abbiamo saputo che questa... Questo ci riempie di orgoglio, soprattutto perché è anche l'economia che insomma ci deve trainare. La poesia, perché vediamo professor Arpino, sicuramente quando c'è già presidente della Proloco, questo voler tramandare alle generazioni il sapere anche come dire, contadino, perché noi veniamo da una civiltà contadina, quindi inneggiare al vino, perché diceva anche un grande poeta latino che bisognava saper bere e poi i contadini dovevano lavorare e quando lavoravano dovevano prendere dei carboidrati, quindi facciamoli bere perché davano la forza, è così professore? Sì, ma non solo, si tenga presente che in tempi antichi, all'epoca dei Romani, bere doveva essere una virtù, non era un abuso, tant'è vero che all'inizio dei banchetti si nominava un cosiddetto magister bibendi, il quale aveva il compito non solo di miscelare il vino, un terzo di vino e due terzi di acqua, ma anche di controllare se questo avveniva in maniera normale, cioè se si beveva vino oppure si abusava. Sì, sì, al tempo dei Romani. Come erano saggi. Come erano saggi, ora, perché il vino era considerato sacro. Ma non perché era il sangue di Cristo, questo ancora prima che si imponesse alla religione cristiana. Quindi solo che per esempio nell'Odissea si consigliava, addirittura Ulisse consiglia Achille di bere perché prima della battaglia, perché cibo e vino aiutavano a tenere la battaglia per tutta la giornata. Quindi era questa sera insomma farete un po' excursus storico, ma anche sì, racconterete un po' diciamo la storia del territorio. Quello che vogliamo mettere in evidenza è che non solo che c'è una grande tradizione vinicola da noi, ma questo ormai si vede dalle cantine che abbiamo, soprattutto quello che viene, l'aspetto che viene trascurato è l'aspetto letterario. Qui c'è molta letteratura dietro il vino, che non è solo la vinificazione, solo no, la vendita, ma c'è tanto altro. Insomma, i più grandi poeti hanno scritto del vino, tantissimo. Sarà una piacevolissima serata, sicuramente ci saranno anche lettori di poesie. Sì. Non solo, ma c'è anche uno sketch che io ho preparato con Giorgio Larato, che è l'attore ormai professionista, e molti lettori che si alterneranno nel leggere qualcosa di... C'è tanta letteratura anche locale? Di locale abbiamo i nostri poeti vernacolo che hanno scritto, in questo caso sono 4, che hanno scritto qualcosa apposta sul vino. Grazie, grazie per quello che fa per il territorio. Grazie a voi. E adesso sentiamo il sindaco che è appena arrivato. Sindaco, buonasera.
ben ritrovato per questa serata dedicata a San Martino e quindi al vino. Lei è un bevitore? No, io non sono un grande bevitore, però mi piace insomma gustare il vino. Poi il nostro vino è una prelibatezza, insomma, il vino di questo territorio è un vino di grande qualità, quindi ci devo sempre impegnare a promuoverlo e a farlo conoscere sempre di più perché merita. Noi di solito siamo sempre abituati ad apprezzare le cose degli altri, le nostre meno, quindi dobbiamo essere un po' più fiduciosi nelle nostre risorse. Ecco. Un messaggio che dicevamo prima, che bisogna anche lanciare, che bisogna bere il bere responsabile. Ecco, un messaggio che lei vuole lanciare anche ai ragazzi, perché leggiamo anche la cronaca che ci racconta di shock come dire, etilici quando si va in gita. Ecco, bisogna anche magari entrare nelle scuole per dare messaggi di questo tipo? Assolutamente, il bere deve essere sempre un qualcosa che abbia alla base il piacere di gustare un buon vino, ma anche una bevanda alcolica. Non deve diventare un eccesso, perché tutti gli eccessi, come in ogni ambito, diventano una stortura, soprattutto i ragazzi che hanno ormai questa pessima abitudine di esagerare con questi cocktail, con queste bevande alcoliche, per magari anche mettersi alla guida, creando un pericolo molto serio non solo per se stessi ma anche per gli altri. Quindi bisogna rieducarsi al bere, ed è, credo che siamo su cose diverse. Un conto è gustare un prodotto, conoscerlo, conoscere la storia, apprezzarlo, altro è stordirsi tra virgolette con altro, e non ha molto senso. È un danno per chi lo fa, ma è un pericolo per se stessi e per gli altri. Sindaco, le auguriamo una buona serata, e poi ci saranno delle degustazioni, sicuramente poi lei ci dirà qual è il vino che le è piaciuto di più. Grazie a voi, grazie mille.